I sì del referendum sull'acqua pubblica non devono trasformarsi in un sì di Gaia all'aumento delle bollette. La preoccupazione che all'indomani del voto comincia a serpeggiare è questa. Ok ad impedire l'ingresso di privati nella gestione del bene comune, ma questo non significa far ricadere i mancati introiti sulle tasche dei cittadini. Gaia S.p.A., 44 comuni serviti tra Versilia, Lucchesia, Massa e Pistoia, deve fare fronte a debiti che superano i 20 milioni di euro. Con il primo quesito si è cancellata l'obbligatorietà della privatizzazione, con il secondo la remunerazione garantita del capitale, che assicurava un rendimento del 7% di quanto messo nella società. Troppo, si diceva, per i privati. Adesso che tutto è azzerato, Gaia intende comunque andare avanti nella cessione del 49% delle quote, ma teme che dopo l'interesse manifestato da diverse grandi aziende nei mesi scorsi, alla gara non partecipi nessuno o che le offerte siano al di sotto della soglia prevista e richiesta. Quindi dobbiamo temere per il portafogli? Dopotutto, se a ripianare i debiti non ci penseranno i privati, dovranno essere gli enti pubblici e di conseguenza i cittadini. È troppo presto per fare allarmismi, spiega il presidente di Gaia Ermindo Tucci. La prossima settimana si terrà un consiglio di amministrazione dove saranno i soci della società, ovvero i comuni, a decidere il da farsi. Noi, prosegue, siamo intenzionati ad andare avanti come previsto per riportare equilibrio nei conti. Morale, le alternative sono poche e con l'incentivo per i privati venuto meno, manutenzioni e investimenti potrebbero tornare a carico dei soggetti pubblici, in difficoltà per fare fronte agli interessi passivi.